Che ruolo ha l'osteopatia in condizioni di dolore spontaneo all'interno di condizioni dolorose croniche? L'osteopatia, per il fatto che è una medicina di terreno, è in una posizione di vantaggio. Paziente con dolore spontaneo all'interno di una condizione di dolore cronico. Sono già state escluse le red flags al trattamento osteopatico. Io, come osteopata, per poter interagire con la fisiologia di quel paziente, non ho bisogno della positività dei test diagnostici, quelli classici, che in caso di dolore cronico abbiamo detto che possono essere del tutto negativi. Questo che mette in difficoltà l'approccio medico standard. Non ho bisogno della positività dei test diagnostici, non perché io vivo in un mondo tutto mio, ma perché come osteopata ho la semeiotica osteopatica, che è il mio sistema di riferimento, che mi guida nell'interazione con quel sistema paziente. In maniera grossolana e approssimativa, il nostro sistema di riferimento si basa su un approccio che può andare, sia diagnosticamente che terapeuticamente, dall'approccio alla disfunzione somatica al neutro globale del paziente. Non fa differenza, il concetto è lo stesso. Il punto che vorrei evidenziare, che rappresenta la squisitezza osteopatica, è il seguente. La lettura della fisiologia del paziente è indipendente dalle positività diagnostiche mediche standard. Potrei pensare di utilizzare altri parametri più complessi come l'HRV, ma questo è un altro discorso. Quindi, praticamente parlando, quando ci saranno delle disfunzioni somatiche da cui io posso partire, ho un neutro globale del paziente che io posso sostenere e aiutare a migliorare, io posso pensare di dare il mio contributo come osteopata. Un altro problema riguarderebbe l'aspetto tecnico-procedurale, cosa è meglio trattare, come è meglio trattare, con che frequenza e così via. E perché no, anche le implicazioni economiche, ma questi sono altri argomenti. Il problema reale sarebbe quando nella mia lettura osteopatica non vi sono disfunzioni, o il neutro del paziente è perfetto così com'è e toccandolo io potrei solo peggiorarlo. In quel caso mi spaventerei perché mi troverei di fronte ad una fenomenologia clinica, tra virgolette schizofrenica, dolore e negatività alla diagnosi osteopatica, non solo quindi alla diagnostica medica standard. Quindi anche una medicina di terreno come l'osteopatia non avrebbe elementi per interagire con quel sistema paziente. Ma la negatività alla lettura osteopatica, alla diagnosi osteopatica, non mi è mai capitata, nemmeno in soggetti giovani del tutto asintomatici. E a voi?